Oggi inizia una collaborazione con l'Università di Genova, con il Dipartimento di Architettura e Design, con il quale abbiamo raggiunto un accordo che secondo me potrebbe essere molto interessante sia per il comune che per gli studenti. Infatti questi gruppi di studenti dell'università vengono ad Arenzano, gireranno e forniranno delle loro idee, delle loro opinioni in materia principalmente di arredo urbano. È un accordo che è stato fatto su richiesta della Commissione Turismo. Proprio perché secondo loro è giusto investire e pensare e ripensare l'area urbana di Arenzano. Però insomma in ottica di largo ai giovani anche. Certo, in ottica di Largo in Giovani sicuramente ci sarà un'utilità, mi auguro, per loro, però è giusto anche cercare di vedere Arenzano con gli occhi di giovani che sono comunque del settore, quindi più esperti sicuramente dei miei, e cercare delle nuove idee per rinnovare un po' Arenzano. Cosa prevede il vostro giro oggi? Il nostro giro oggi, siamo già passati dal centro, adesso abbiamo toccato i due parchi, faremo un giro anche in passeggiata e poi credo che si divideranno anche un po' perché comunque non sono bambini ma sono studenti universitari e gireranno per vedere se rivengono delle idee. Allora, oggi abbiamo iniziato un sopralluogo cercando di far vedere a tutti gli studenti i luoghi, e gli elementi di arredo urbano e di segnaletica che andranno sui quali andranno a lavorare all'interno del workshop. Questo significa che, presa visione, fatte le foto e i video di questo, da domani inizieremo una serie di lezioni teoriche e poi un'attività pratica. Le lezioni teoriche riguarderanno la parte botanica, la parte paesaggistica, la parte di comunicazioni, di wayfinding, cioè di segnaletica, sui canoni e su quello che è in questo momento la letteratura dominante, basandosi su tutto il percorso loro, più quello che vi è stato fornito durante le prime lezioni del workshop, le tradurranno in elementi di concept, e idee che poi verranno date all'amministrazione venerdì mattina e sulle quali poi l'amministrazione potrà, sviluppare delle azioni. Queste aree verdi sono un patrimonio straordinario che forse meriterebbero anche una cura maggiore, ma sicuramente essere valorizzate e comprese dagli abitanti e dai visitatori. Allora, con i ragazzi, che soprattutto sono di design, cercheremo di immaginare come mettere qualche accento per valorizzare qualcosa, per raccontare meglio quello che c'è, le grandi risorse che ci sono e magari con un fil rouge di un elemento di arredo, un elemento di illuminazione, ora non so, vediamo cosa inventeranno, una sedia per sedersi, chi lo sa, cerchiamo di riprendere, sottolineare tutti quegli elementi interessanti per metterli insieme, per dare una lettura d'insieme che un pochino manca, no? Perché Arenzano è sicuramente una località molto piacevole, ma forse non tanto conosciuta e anche dagli stessi suoi abitanti. Certe volte forse uno dà per scontato quello. Gli spazi dove si vive invece potrebbe apprezzare di più alcuni elementi. E quindi questo è un po' il lavoro che stiamo facendo, questo è il nostro primo sopralluogo e vediamo poi da loro che impressioni usciranno domani in aula, no? Ci faremo un po' raccontare cosa hanno sentito. Quanto è importante in questi progetti lo sguardo fresco di un giovane? È fondamentale, poi soprattutto per esempio gli studenti di paesaggio spesso sono da tutta Italia, anche dall'estero, quindi spesso danno delle letture molto diverse da quelle che ci aspetteremmo e quindi sono sempre molto, molto interessanti, no? Per noi è sempre molto bello lavorare con loro perché vengono fuori cose davvero interessanti e appunto utili per tutti perché danno uno sguardo altro, no? Rispetto a quello a cui siamo abituati.